rivisto un po' di tempo fa, l'ho rivisto un po' di tempo fa il casinò. Quelli che lavoravano lì lo salutavano tutti come se lo conoscessero bene. L'ho conosciuto, sarà una quindicina d'anni fa, sì, perché sì, io ero al primo e secondo anno di università e quell'estate ero andata a trovare mia nonna che d'estate andava sempre in questo paesino che si chiama Cadro. E lei era fissata con la messa, voleva tutti i costi che andasse a messa, quindi la domenica mattina la accontentai. E niente, lì lo vedi, cioè proprio, mi si ferma proprio il cuore, dico no, è lui. Poi era così tenero che aiutava il prete con l'aspersorio, proprio, era proprio bello. Poi gli altri bambini lui spiccava tantissimo, avrà avuto 10 anni, ma si vedeva che c'era un uomo là dietro, cioè si vedeva proprio che era lì per me, no? E poi ci siamo rincontrati l'anno scorso, io ero alla fiera del fitness e a un certo punto ti vedo questa montagna di muscoli tutta oleosa e stava schiacciando le lattine con un pugno, cioè subito ho detto è lui, l'ho ritrovato. Il sergente maggiore Cherry mi ha aiutato a credere in Dio, ad avere fede nella patria e in Dio che ci salverà dal nemico. Con gli altri era corretto, ma la mattina mi sono svegliato che mi pisciava addosso. È andato avanti così per una settimana, poi credo che lo facesse perché ha scoperto che ero comunista. Sì, il sergente maggiore Cherry era un uomo duro. Uno che non vorresti mai incontrare, una di quelle persone che non vorresti mai far incazzare, non so se mi spiego. Aveva sempre la baionetta a portata di mano e una bomba a mano pronta a farsi esplodere per non farsi catturare vivo dal nemico. Soffrivamo come dei poveri cani bastardi bastonati a sangue sulle palle, non so se mi spiego. Però alla fine eravamo fieri di servire sotto il suo comando. Lui inizialmente si era finto molto mio amico, tant'è che ogni sera verso le 7 si presentava a casa mia dicendo che voleva mangiare. E una volta ci ho provato a dirgli che non potevo ospitarlo sempre. E lo vedi la cicatrice che ho qua sul sopracciglio che si divarica? Olmo aveva sempre qua uno zainetto. Nello zainetto non teneva i suoi fogli, le sue carte, le sue cose. Teneva sempre una bottiglia di Coca-Cola, vuota, pronta da spaccare in faccia chi gli diceva di no. Cosa c'è? Cosa c'è? No, vieni qua. Olmo, vai via per piacere, hai già fatto abbastanza danni. Me ne occuperò io di lui, non preoccuparti. Adesso vattene per piacere.